avevamo preparato, comunque l'avevo pensata per come si è sviluppato. Il nostro, questa è la terza volta che incontriamo in Napoli, io credo che sia sapevamo però di avere la possibilità, mantenendo grande compattezza, mantenendo grande equilibrio, perché affrontavamo un avversario con grandissima qualità. Napoli è un avversario che se perdi un po' di distanza, se tra lunghi, se tra larghi, ti può colpire in qualsiasi momento, ecco, comunque qualcosa abbiamo rischiato anche oggi. Ma questa attenzione, questa determinazione sappiamo che poteva essere determinante, perché abbiamo la sua squadra, la consapevolezza che ha i colpi per trovare la zampata vincente, che ha le qualità per reggere un avversario così forte, e soprattutto dal punto di vista mentale credo che abbiamo fatto una grande partita, perché il percorso che stiamo facendo ci ha permesso adesso di non spaventarci, se l'avversario crea qualcosa, di non spaventarci se l'avversario ci può tirare in porta, ma di riprendere subito a giocare. Ci abbiamo creduto, ci hanno creduto i giocatori, quindi veramente faccio complimenti, perché era chiaro che io ci credevo e ho cercato di convincere i miei giocatori, ma non ce n'era bisogno perché anche loro lo sapevano, però sapevamo anche che ci voleva l'impresa a vincere qua, e credo che l'impresa l'abbiamo fatta. Anche se è lontano e ha già detto in televisione che sta pensando giustamente all'Empoli, perché domenica sarà un'altra partita, l'eventuale finale, se la Juventus dovesse arrivare fino alla finale di Champions, potrebbe essere spostata. Sappiamo tutti che il calendario dice 7 giugno, potrebbe essere il 20 maggio, 7 giugno, esatto. Però se la Juventus dovesse andare in finale di Champions, si potrebbe giocare il 20 maggio a 4 giorni prima del derby. Io sicuramente auguro la Juventus di arrivare in fondo in Champions League, perché sarebbe importante per tutto il movimento, per il calcio italiano, quindi me lo auguro, anche perché credo che sia giusto che una squadra che stia dimostrando da tanti anni di essere così forte in campionato italiano possa raggiungere anche obiettivi importanti. E per quanto riguarda la data, adesso ci ributtiamo nel campionato, poi è chiaro che noi sappiamo che avremo un finale di campionato molto impegnativo, Sampdoria, Roma e Napoli sono le ultime tre partite, metterci dentro anche una finale Coppa Italia potrebbe essere difficoltoso per noi, ma altrettanto vero che ho sempre creduto che le motivazioni e l'entusiasmo possano fare la differenza, quindi noi ributtiamoci nel campionato domenica prossima, una partita molto difficile, molto importante, anche perché abbiamo qualcosa da inseguire ancora. Soddisfatti che siamo arrivati in finale Coppa Italia, ma ancora non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi.